Primo libro di Samuele. In quei giorni Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele ed egli rispose: Eccomi. Poi corse da Eli e gli disse: Mi hai chiamato? Eccomi. Egli rispose: Non ti ho chiamato, torna a dormire. Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo Samuele. Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: Mi hai chiamato? Ecco. Ma quello rispose di nuovo: Non ti ho chiamato, figlio mio. Torna. In realtà Samuele, fino allora, non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: Mi hai chiamato? Ecco. Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Egli disse a Samuele: Vattene a dormire, e se ti chiamerà, dirai: Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele andò a dormire al suo posto. Il Signore stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: Samuele, Samuele. Samuele rispose subito: Parla, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Parola di Dio. Ma messo sulla bocca un canto nuovo, una lode nostro Dio. Ecco io vengo, Signore, per fare la volontà. Sacrificio e offerta non tradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto l'olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: Ecco, io vengo. Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Ecco io vengo, Signore, per fare la tua volontà. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non usi le labbra, Signore, tu lo sai. Ecco io vengo, Signore, per fare la tua volontà. Dalla prima lettera di Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore. E il Signore e per il corpo.
Dio che ha risuscitato il Signore risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. State lontani dall'impurità. Qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo, ma chi si dà di impurità pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Parola di Dio. Abbiamo trovato il Messia, la grazia e la verità vennero per mezzo di lui. Vangelo secondo Giovanni. Nel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, se così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano disse loro: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbi, che significa maestro, dove dimori? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che significa Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Parola del Signore. Il Signore lungo la storia si serve di uomini come collaboratori per realizzare i suoi progetti di salvezza e di bene per la gente. Abbiamo sentito la storia, la vocazione di Samuele. Ci troviamo nell'anno 1030, quindi circa 33.000 anni fa. A Silo c'era questo ragazzetto che era stato donato al Signore miracolosamente a una coppia che era sterile, e questo ragazzo serviva al tempio di Silo con il vecchio sacerdote Eli. E di notte abbiamo sentito la sua chiamata: Samuele, Samuele. La saggezza del vecchio sacerdote gli fa capire che era la voce di Dio. Davanti a Dio che gli parla, lui potrà rispondere: eccomi Signore, il tuo servo ti ascolta, parla. E il Signore gli ha parlato, come aveva parlato ad Abramo, Isacco, Giacobbe, come ha parlato ad altri profeti. Dio parla. Si tratta però di avere la capacità di ascolto, e questo ci manca un po' oggi.
perché per ascoltare ci vuole un po' di silenzio interiore, capacità di concentrazione, di mettersi lì ad accogliere quella voce interiore, flebile ma reale, che il Signore pronuncia nell'intimo del nostro cuore. A volte la voce della coscienza che ci rimprovera quando non ci comportiamo bene e ci approva quando noi compiamo il bene. Parla che il tuo servo ti ascolta. Dobbiamo fare anche noi questa preghiera, che il Signore ci parli, e ci parla qui quando leggiamo la parola di Dio, ci parla quando vediamo degli avvenimenti che ci richiamano al valore della vita, al rispetto degli altri, a compiere il nostro dovere. Sono tutte voci di Dio, la voce del creato, poi quando noi contempliamo la natura, opera di Dio, è una grande voce di Dio che dobbiamo ascoltare, perché possiamo riconoscere colui che è il fattore, il creatore. Facciamo un salto di 1000 anni, ci troviamo Fiume Giordano, il Vangelo. C'è Giovanni Battista, profeta, che annuncia che in mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete, è più grande di me, io non sono di sciogliere il legaccio dei sandali, lui è il Salvatore, lui viene a portare la verità, lui viene a redimerci, a togliere il peccato, a renderci figli di Dio. Fate penitenza, convertitevi dai vostri peccati. E la gente veniva, si immergeva nel fiume Giordano, riconosceva di aver bisogno del perdono di Dio ed era rincuorato dal sapere che Dio è un Dio di misericordia che perdona sempre quando si è pentiti dei propri peccati. Da quella gente che veniva a farsi battezzare, domenica scorsa l'abbiamo meditato, un giorno venne anche Gesù. E quindi la difficoltà di Giovanni, io battezzare te, tu dovresti battezzare me, tu sei santo, io sono peccatore. E Gesù che insiste, compiamo. Santo, innocente, si è caricato dei peccati dell'umanità e quel segno di solidarietà con noi peccatori esprime la sua partecipazione all'umanità, che vuole riconciliarsi con Dio per essere una creatura nuova. E infatti la voce del Padre dopo il battesimo si è risentita: questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo di nuovo, ascoltare la voce del Signore. Giovanni Battista presenta Gesù ai suoi discepoli come lo presenta: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. E per gli ebrei l'agnello immolato ogni giorno al Tempio di Gerusalemme, in espiazione dei peccati. Per gli ebrei ricordo dell'agnello pasquale in cui sangue aveva cosparso i frontoni, gli stipiti delle porte, da quando erano ancora schiavi in Egitto e sono stati salvati. Il ricordo di quell'agnello su cui il sacerdote scaricava i peccati dell'umanità nel Yom Kippur, nel giorno della purificazione, era molto vivo. E allora hanno compreso i due discepoli di Giovanni che era lui che viene a togliere il peccato dell'umanità e a salvare tutti. E allora lo hanno seguito. E alla domanda di Gesù: ma che cercate? Cosa volete? Maestro, dove abiti? Venite e vedete. Cercate. Domandiamoci anche noi. Nella vita cosa cerchiamo? Quando si è giovani si hanno dei sogni, si cerca, per sistemare, poi i figli, i nipoti, si aspetta. Che cosa aspettiamo? Tutti aspettiamo una felicità, la gioia, una pienezza di vita, una pace nel cuore. E questa vita ci fatica un po'. Diciamo sovente che non è un paradiso su questa terra. Nella Salve Regina diciamo una valle di lacrime. Beh, ci sono anche giornate belle, serene, ringraziamo il Signore, ma la vita non è facile. Un salmo dice: la vita dell'uomo è 70 anni.
per i più robusti 80, ma quasi tutti sono fatiche, passano presto e noi ci dileghiamo. E chi ha i capelli bianchi consente con me che è veramente così e che la vita passa in fretta. E che cosa resta? Il bene che abbiamo fatto, se abbiamo conosciuto il Signore, se lo abbiamo amato, se abbiamo imparato a voler bene anche agli altri. Il comandamento del Signore: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, amerai il prossimo tuo come te stesso. Sulle rive del lago, del fiume Giordano, la prima vocazione degli apostoli, ti chiamerà quando sarà con le loro barche: venite dietro di me, ti farò diventare pescatore di uomini. E lo hanno seguito i 12 apostoli. Certo, siamo dell'anno 3 della vocazione, dell'anno 55 a Corinto, una città di porto, di mare, una città corruzione. E lì Paolo annuncia il Vangelo di Gesù e parla di una vita nuova, di un modo nuovo di vivere. La gente crede, gli umili, semplici, e nasce la comunità di Corinto, la chiesa di Corinto. E lui per diversi mesi annuncia il Vangelo, spezza il pane con loro nell'Eucaristia, li forma una vita cristiana intensa, fatta di preghiera, di carità, di onestà, di costumi. E poi va ad annunciare il Vangelo del Cuore. Qualcuno gli riferisce che ci sono anche dei cristiani che si sono dimenticati del suo insegnamento e stanno seguendo la moda dei pagani, il modo di comportarsi disonesto. E Paolo sente la sua responsabilità di pastore e scriverà due lettere. Nella prima che abbiamo letto, un pezzo, ricorda la vita del cristiano. Il tuo corpo è tempio di Spirito Santo. Non puoi usarlo per l'impurità, per l'immoralità, perché tu sei consacrato a Dio. Il tuo corpo è per il Signore, non per l'impurità. Un messaggio allora quanto mai attuale, quanto mai attuale oggi anche per noi, in un mondo così corrotto dove non c'è più un senso, e anche del pudore, cioè il rispetto della nostra vita, della nostra dignità umana, maschile e femminile, che è importante. Oggi se degradiamo diventiamo un po' come degli animali, mentre la nostra dignità ci dice che siamo importanti agli occhi di Dio. Facciamo ancora un salto, 200 anni dopo, sulle rive sud del fiume Nilo, nasce un ragazzo, ha una sorellina, vogliono i genitori, 18 anni resta solo. È possidente un centinaio di campi, loro si viveva soltanto di agricoltura. Sta bene, è un uomo realizzato, possiamo dire noi, è un uomo ricco di beni. È andato all'Eucaristia, sentì un giorno una voce, quella di Gesù, che diceva: se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che hai, dammi ai poveri, poi vieni e segui. E ci pensò, ha parlato per me, Signore? Ah sì, ha parlato a me. Allora andò a casa, vendette i suoi campi, non tutti, alcuni per il mantenimento della sua sorella minore, la fece accogliere da una comunità di suore che si prendessero cura di lei, e lui si diede al lavoro dei campi, alla predicazione. Innamorato di Dio, della preghiera, della penitenza, divenne un maestro e molti lo seguirono. E lui si ritirò ancora nel deserto e in una fortezza isolata, era un uomo di contemplazione. Ma c'era il nemico è il diavolo, che non voleva che lui vivesse una vita di fedeltà così estrema al Vangelo. Allora lo tentava, lo percuoteva, lo lusingava, e lui con la penitenza, con la preghiera, ha vinto gli assalti del demonio.
e divenne il maestro di molti uomini seguire lui nella vita monacale di consacrazione al Signore, e divenne un po' il maestro, il padre dei monaci d'Oriente. Quando morì oltre centenario, ecco che il suo corpo fu portato, appunto, era in Egitto, portato nella chiesa, venerato, e il culto di Sant'Antonio è ora diffuso in tutto il mondo. Questa immagine che oggi benediremo è del 1400, è una miniatura tedesca. E quest'oggi vedremo avere anche un'immagine di Sant'Antonio, non so se notate, nei piedi ci sono tanti animali, lui era il protettore degli animali, perché il suo lavoro anche di coltivatore diretto comportava anche l'allevamento degli animali. E poi c'erano a destra e a sinistra gruppi di fedeli, uomini e donne, che l'hanno seguito nella vita di consacrazione al Signore. Consacrato a Dio nella vita monacale, ma c'è la consacrazione anche nella vita matrimoniale. 1800, Luigi Matteo voleva diventare sacerdote. Andò in un monastero, parlò a lungo con il padre e lui gli disse: non sei fatto per me, nella strada del Signore, vai, vivrai la tua consacrazione come vorrà il Signore. Contemporaneamente una ragazza, Céline, andò in un convento di suore della carità, desidero consacrarmi al Signore per diventare una sorella. Stette un po' con loro, la madre disse: no, cara figliuola, tu non sei fatta per questo, hai un'altra vocazione. Uscì, si incontrarono, si innamorarono, ebbero 5 figli. Tutte e 5 consacrate a Dio. Una è una santa, Santa Teresa del Bambino Gesù. Anche loro, Luigi e Celina, sono stati dichiarati santi da Papa. Ecco la santità, vivere la strada che il Signore ci indica, la nostra vocazione. Come? Amando Dio, amando il prossimo, ubbidendo la santa legge di Dio, compiendo il nostro dovere, come hanno fatto tutti i santi, sposati e non sposati, avendo Dio nel cuore. Sia lodato Gesù Cristo.